Memoria, coraggio, franchezza e perseveranza, fedeltà creativa, spiritualità del noi. Sono le chiavi offerte dal Papa ai membri dei focolari questa mattina nella visita all'Oppiano, cittadella internazionale del movimento. Francesco sosta in preghiera al santuario di Maria Teotokos, sul sagrato l'incontro con 6.000 membri, tra cui delegazioni da diversi paesi e culture. La parola chiave nel cristianesimo e nel vostro carisma incoraggia il Papa è prossimità. Non dimenticate che Maria, la prima discepola di Gesù, sua madre, era laica. Lei è la donna della fedeltà, della creatività, del coraggio, della pazienza. Vi aiuterà tanto. A Noma Delfia Francesco prega sulla tomba del fondatore Don Zeno Saltini ed esorta a continuare su questa strada. La legge della fraternità è una comunità ispirata al modello degli Atti degli Apostoli, è stato l'obiettivo di tutta l'esistenza di Don Zeno. A Noma Delfia si stabiliscono legami più solidi di quelli della parentela, si attua uno speciale vincolo di familiarità e consanguineità con Gesù. Non c'è spazio per l'isolamento e la solitudine, i membri si riconoscono fratelli nella fede, i bambini sono accolti, gli anziani ricevono attenzione amorevole. Telegramma di Papa Francesco nel 25esimo anniversario della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento e della profetica invettiva contro la mafia lanciata nella Valle dei Templi. Francesco incoraggia i pastori e i fedeli di tutta la Sicilia, radunati in preghiera, a camminare uniti sulla via tracciata dal beato Don Puglisi e da quanti come lui hanno testimoniato che le trame del male si combattono con la pratica quotidiana, mite e coraggiosa del Vangelo. Nell'intervista a Vatican News, dopo la visita ad Limina dei vescovi del Myanmar, il cardinal Charles Bo, arcivescovo di Yangon e presidente della Conferenza Episcopale del Myanmar, rende noto che il Papa organizzerà una conferenza internazionale per i Rohingya, probabilmente entro l'anno e a Roma, per aiutare questi 2 milioni di profughi senza una patria. Memoria, coraggio, parresia, cioè franchezza e perseveranza, e poi fedeltà creativa e mistica evangelica del noi, ovvero camminare insieme. Sono le chiavi offerte dal Papa nel discorso rivolto oggi ai membri dei focolari in occasione della visita all'Oppiano, cittadella internazionale del movimento, dove è giunto questa mattina intorno alle 10. Accolto da Monsignor Meini, vescovo di Fiesole, da Maria Voce, presidente del movimento, e Don Jesus Moran, copresidente, Francesco ha sostato in preghiera al santuario di Maria Teotokos. Sul sagrato l'incontro con la comunità del movimento, circa 6.000 persone, tra cui delegazioni da molti paesi e culture, tra loro anche 12 monaci buddisti thailandesi. L'Oppiano, questa piccola città, è nota nel mondo perché è nata dal Vangelo e del Vangelo vuole nutrirsi. Qui tutti si sentono a casa, esclama Francesco, spiegando: ho voluto venire a visitarla anche perché, come sottolineava l'ispiratrice, la serva di Dio Chiara Lubich, vuole essere un'illustrazione della missione della Chiesa oggi, così come l'ha tracciata il Concilio Ecumenico Vaticano II. Francesco risponde ad alcune domande per mettere più a fuoco il progetto di Loppiano a servizio della nuova tappa di annuncio del Vangelo. Ma come vivere il comandamento nuovo in questo momento storico? Rispondendo alla domanda posta dai pionieri di Loppiano, Francesco esorta: per favore, memoria. Se non hai memoria, sei uno sradicato e non ci saranno frutti. Non abbandonate la vostra franchezza, la parresia, dice poi. Avete solo bisogno di perseveranza, ipomonè. Ecco due parole chiave del cammino della comunità cristiana. Parresia, dal greco, è lo stile di vita dei discepoli di Gesù, il coraggio e la sincerità nel dare testimonianza della verità e insieme la fiducia in Dio e nella sua misericordia. Anche la preghiera deve essere con parresia, dire a Dio in faccia, con coraggio. Ma pensate come pregava nostro padre Abramo quando ha avuto il coraggio di chiedere a Dio di calare il numero dei giusti in Sodoma, e se fossero 30, se fossero 25, se fossero 15, quel coraggio del lottare con Dio, coraggio di Mosè, il grande amico di Dio, che le dice in faccia: se tu distruggi questo popolo, anche me. Coraggio. Lottare con Dio nella preghiera, ci vuole parresia. Parresia nella vita, nell'azione e anche nella preghiera.
Anche nelle relazioni dentro la comunità occorre essere sempre sinceri, aperti, franchi, non ipocriti, aperti, costruttivi, coraggiosi in carità. E poi l'altra parola dal Nuovo Testamento, ipomonè, che è costanza, fermezza nel portare avanti la scelta di Dio e della vita nuova in Cristo. Chiara Lubica ha sentito la spinta a far nascere l'Oppiano e poi le altre cittadelle che sono sorte in varie parti del mondo, contemplando l'abbazia, dove Dio è al centro della vita, spiega Francesco, un bozzetto di città nuova nello spirito del Vangelo, una città in cui risalti innanzitutto la bellezza del popolo di Dio, una città che ha il suo cuore nell'Eucaristia, sorgente di unità e di vita sempre nuova. Il carisma dell'unità è uno stimolo provvidenziale e un aiuto potente a vivere la mistica evangelica del noi, e cioè a camminare insieme nella storia come un cuore solo e un'anima sola. Francesco la spiega attraverso un piccolo test che gli è stato fatto da un sacerdote. Mi ha detto: mi dica, padre, qual è il contrario del io? L'opposto dell'io. Quello che noi dobbiamo andare per essere l'opposto di io. Io ho caduto nel tranello e subito ho detto tu. E lui mi ha detto no. Il contrario di ogni individualismo, sia io sia tu, è noi. L'opposto è noi. E questa spiritualità del noi, quella che voi dovete portare avanti, che ci salva di tutto egoismo, tutto interesse egoistico, no? La spiritualità del noi. Gesù ha redento non solo il singolo individuo, ma anche la relazione sociale. L'Oppiano è città aperta, città in uscita. All'Oppiano non ci sono periferie. La parola chiave nel cristianesimo e nel vostro carisma è prossimità. La base e la chiave di tutto sia il patto formativo, che è alla base di ognuno di questi percorsi e che ha nella prossimità e nel dialogo il suo metodo privilegiato. E qui c'è una parola che anche per me è chiave, prossimità. Non si può essere cristiano senza essere prossimo, senza avere un atteggiamento di prossimità, perché la prossimità è quello che ha fatto Dio quando ha inviato il Figlio. Il Papa invita ad alzare lo sguardo per guardare con fedeltà fiduciosa e creatività generosa al futuro che comincia già oggi. La storia, dice, non è che agli inizi. L'Oppiano è un piccolo seme gettato nei solchi della storia che deve mettere radici robuste e portare frutti sostanziosi. E questo chiede umiltà, apertura, sinergia, capacità di rischio. Il Vangelo sempre è nuovo, sempre. In questo tempo pasquale la Chiesa tante volte ci ha detto che la resurrezione di Gesù ci porta a giovinezza e ci fa chiedere questa rinnovata giovinezza, sempre andare avanti con creatività. Per me, il consiglio a voi di farlo, l'esempio più grande è quello che possiamo leggere nel libro degli Atti degli Apostoli. Guardate come loro sono stati capaci di restare fedeli all'insegnamento di Gesù e avere il coraggio di fare tante pazzie che hanno fatto, andando dappertutto, perché sapevano coniugare questa fedeltà creativa. Leggete questo testo della Scrittura non una volta, 2, 3, 4, 5, 6 volte, perché lì troverete la strada di questa fedeltà creativa. L'incoraggiamento è ad andare avanti, non con il nostro buon senso, le nostre capacità pragmatiche, ma andare avanti con il soffio dello Spirito. E come si fa a seguirlo? Praticando il discernimento comunitario. Infine il Papa ricorda: siamo qui raccolti di fronte al santuario di Maria Theotokos, siamo sotto lo sguardo di Maria, e il nome ufficiale per la Chiesa del Carisma dei Focolari è Opera di Maria. Rammenta poi che quest'anno, per la prima volta, il prossimo 21 maggio, lunedì dopo la Pentecoste, celebreremo la memoria liturgica di Maria, Madre della Chiesa. E non dimenticatevi che Maria era laica. Era una laica.
La prima discepola di Gesù, sua madre, era laica. Lì c'è un'ispirazione grande, perché lei era la donna della fedeltà, la donna della creatività, la donna del coraggio, della parresia, la donna della pazienza, la donna del sopportare le cose. Guardate sempre questo, questa laica, prima discepola di Gesù, come ha reagito in tutti i passi conflittivi della vita del suo figlio. Mi aiuterà tanto. Sono venuto qui tra voi nel ricordo di Don Zeno Saltini e per esprimere il mio incoraggiamento alla vostra comunità da lui fondata, una realtà profetica che si propone di realizzare una nuova civiltà attuando il Vangelo come forma di vita buona e bella. Lo ha detto il Papa a Nomadelfia, prima tappa della sua visita pastorale in Toscana, una mattinata tutta all'insegna della fraternità. Atterrato alle 8 è stato accolto da Monsignor Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto, da Don Ferdinando Neri, successore di Don Zeno e da Francesco Materazzo, presidente della comunità. Una visita che inizia al cimitero di Nomadelfia, realtà la cui legge, come dice il nome, è la fraternità, per pregare sulla tomba del sacerdote modenese e fondatore. Il Santo Padre vi depone una pietra, poi incontra il nucleo familiare Il Poggetto, quindi circa 600 membri della comunità. Il vostro fondatore si è dedicato con ardore apostolico a preparare il terreno alla semente del Vangelo affinché potesse portare frutti di vita nuova, esordisce il Papa. Cresciuto in mezzo ai campi delle fertili pianure dell'Emilia, sapeva che quando arriva la stagione adatta è il tempo di mettere mano all'aratro e preparare il terreno per la semina. Ripeteva spesso la frase di Gesù: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Forse presagiva le difficoltà che avrebbe incontrato per incarnare nella concretezza del quotidiano la forza rinnovatrice del Vangelo. Una realtà, quella di Nomadelfia, composta oggi da circa 60 famiglie suddivise in gruppi familiari di sposi o madri per vocazione, aperti, che accolgono figli affidatari secondo il carisma vissuto fin dall'inizio del sacerdozio da Don Zeno. Di fronte alle sofferenze di bambini orfani o segnate dal disagio, Don Zeno comprese che l'unico linguaggio che essi comprendevano era quello dell'amore. Pertanto seppe individuare una peculiare forma di società dove non c'è spazio per l'isolamento o la solitudine, ma vige il principio della collaborazione tra diverse famiglie, dove i membri si riconoscono fratelli nella fede. La legge della fraternità che caratterizza la vostra vita è stato il sogno e l'obiettivo di tutta l'esistenza di Don Zeno, che desiderava una comunità di vita ispirata al modello delineato negli Atti degli Apostoli, che avevano un cuore solo e un'anima sola, che avevano tutto in comune. Francesco esorta a continuare questo stile di vita confidando nella forza del Vangelo e dello Spirito Santo, mediante la stessa limpida testimonianza cristiana. A Nomadelfia, in risposta alla speciale vocazione del Signore, si stabiliscono legami ben più solidi di quelli della parentela, evidenzia il Papa. Viene attuata una consanguineità con Gesù, propria di chi è rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo, e secondo le parole del Divino Maestro, chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Questo speciale vincolo di consanguinità e di familiarità è manifestato anche dai rapporti reciprochi tra le persone. Qui tutti si chiamano per nome, mai con il cognome, e nei rapporti quotidiani si usa il confidenziale tu. Francesco sottolinea anche un altro segno profetico e di grande umanità di Nomadelfia. Si tratta dell'attenzione amorevole verso gli anziani che, anche quando non godono di buona salute, restano in famiglia e sono sostenuti dai fratelli e dalle sorelle di tutta la comunità. Continuate su questa strada, incarnando il modello dell'amore fraterno, anche mediante opere e segni visibili nei molteplici contesti dove la carità evangelica vi chiama, ma sempre conservando lo spirito di Don Zeno, che voleva una Nomadelfia leggera ed essenziale nelle sue strutture.
Di fronte a un mondo talvolta ostile agli ideali predicati da Cristo, esorta infine Francesco, non esitate a rispondere con la testimonianza gioiosa e serena della vostra vita, ispirata al Vangelo. E conclude: è stato un incontro breve, ma carico di significato e di emozione. Lo porterò con me, specialmente nella preghiera. Porterò i vostri volti, i volti di una grande famiglia, col sapore schietto del Vangelo. Per favore, cambiate vita, fermatevi dal fare il male, altrimenti vi attende l'inferno. Erano le parole di Francesco nella veglia di preghiera con i 700 familiari delle vittime della mafia il 21 marzo 2014 nella chiesa romana di San Gregorio VII. Allora, invitando alla conversione, aveva voluto ribadire l'appello che fece Giovanni Paolo II nel 1993 nella Valle dei Templi ad Agrigento. Il potere, il denaro che voi avete adesso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi e denaro insanguinato e potere insanguinato, e non potrai portarlo all'altra vita. Convertitevi, ancora è tempo per non finire nell'inferno. Ieri, nel 25esimo anniversario di quella visita, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha inviato un telegramma a nome del Santo Padre al cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento. In esso si legge: in occasione del 25esimo anniversario della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento, quando al termine della messa nella Valle dei Templi pronunciò la profetica invettiva contro la mafia e l'appello ai mafiosi a convertirsi, il Santo Padre Francesco rivolge il suo fraterno saluto ai pastori e ai fedeli di codesta chiesa particolare e di tutta la Sicilia, radunati in preghiera e riflessione, e li incoraggia a camminare uniti sulla via tracciata dal beato Don Pino Puglisi e da quanti come lui hanno testimoniato che le trame del male si combattono con la pratica quotidiana, mite e coraggiosa del Vangelo, specialmente nel lavoro educativo in mezzo ai ragazzi e ai giovani. Invocando la materna intercessione di Maria Santissima, Papa Francesco assicura uno speciale ricordo nella preghiera per le chiese di Sicilia e di cuore invia ai fratelli vescovi, ai sacerdoti e all'intero popolo di Dio la sua apostolica benedizione. These people in the Rakhine State, the Rohingya, they are stateless people, and none of the countries nearby, including the Islamic countries, and they talk so much, and media is so strong, but at the same time, nobody would say that they are ready to accept them. And all. So we are asking the Holy Father through the Secretary of State to organize an international conference, how these people could be helped by the international communities. We said that Myanmar and Bangladesh alone would not be able to resolve this situation of 2 million people to accept and all. Today he said he will talk with the Secretary of State to organize an international conference. È morto a 86 anni il giornalista Mario Agnes, già direttore dell'Osservatore Romano. Si è spento dopo una lunga malattia nella sua casa in Vaticano. È stato direttore dell'Osservatore Romano per 23 anni, dal 1984 fino al 2007, quando Benedetto XVI, in occasione del pensionamento, lo ha nominato direttore ad honorem del quotidiano della Santa Sede. Amico di San Giovanni Paolo II, era nato a Serino, in provincia di Avellino, il 6 dicembre 1931, grande firma del giornalismo italiano, fratello di Biagio, ex direttore generale della RAI, è stato docente di storia del cristianesimo presso l'Università di Cassino e di Roma La Sapienza. Dal 1973 al 1980 è stato presidente nazionale dell'Azione Cattolica. Nel 1976 il Beato Paolo VI lo chiamò a presiedere la NEI, Nuova Editoriale Italiana, società editrice dell'Avvenire. Di Mario Agnes va ricordato anche l'impegno politico che si tradusse nella breve esperienza di consigliere comunale a Roma come indipendente della DC.
coraggio prete, non guardiamo di chiesa, con la benedetta attesa, chiede la carità. A una danzante breve, non serve il mio strumento, non per divertimento, l'ho appesa al mio collare. Guardate i bambini in mezzo a voi. Oggi è festa, no? Quanti di loro sono vestiti a festa? I miei sono coperti tutti di stracci e anche tanti altri del paese. Ma insomma, c'è qualche differenza tra il figlio di un delinquente e il figlio di un santo? Tra il figlio del servo e il figlio del padrone? Davanti a Dio no, nessuna. Ma davanti agli uomini? Beh, davanti agli uomini un bambino è accarezzato, curato, allevato con premura. L'altro lasciato in disparte come un cane. Dopo 20 anni il primo sarà giudicato buono, saggio, un cittadino onorato. E l'altro? Un imbecille, un fannullone, un ladro. Vi sembra giusto? Cos'è la giustizia? Oggi è la festa del Santo Patrono e quando sono entrato in chiesa me la sono vista addobbata di certe stoffacce tutte dipinte. Ma Dio non ne ha bisogno. Allora da quest'anno la festa del Santo Patrono la festeggiamo così. Andiamo a comprare le stoffe più belle che riusciamo a trovare e ci vestiamo tutti questi ragazzi. Altrimenti io vado su, butto giù la croce dal campanile, chiudo la chiesa e me ne vado. Perché non può stare sotto la croce un popolo che non è capace di fare queste cose? Ci manca qui qualcosa per questi miei figlioli. Ci manca un bel sorriso che porti un dolce sonno. Ci manca una presenza che dia serenità.